Buongiorno dalla TG Med, cronaca in primo piano. Beni per oltre 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA all'imprenditore palermitano Giuseppe Bordonaro, somme che aggiunte ai precedenti sequestri raggiungono la cifra complessiva di 21 milioni di euro. Secondo gli investigatori avrebbe consolidato il suo ruolo negli appalti grazie ai rapporti con esponenti di primo piano di Cosa Nostra, in particolare con Angelo Sino, noto come il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. A suo carico anche le dichiarazioni di diversi pentiti. Insieme al padre Salvatore e ai fratelli Pietro e Benito, Giuseppe Bordonaro gestiva cave di pietra con produzione e vendita di calcestruzzo, ma anche cemento, materiale per costruzioni e marmo, producendo in particolare dalla cava Bordonaro uno dei marmi più pregiati e rari, conosciuto come la pietra di Billier. Per uccidere Giuseppe Di Giacomo, assassinato due giorni fa all'Azise, i killer hanno utilizzato una pistola a tamburo, un'arma di grosso calibro, probabilmente una P38 o una 357 Magnum, una sorta di firma secondo gli investigatori, visto che proprio queste sono armi tradizionalmente utilizzate in agguati di mafia. Gli agenti della Scientifica non hanno trovato bossoli per terra. I sicari a bordo di uno scooter avevano appunto sparato quattro colpi, uno di questi ha raggiunto la vittima alla nuca, probabilmente il colpo di grazia. Intanto si attende l'autopsia sul corpo di Giuseppe Di Giacomo, l'esame verrà eseguito oggi. Gli investigatori ritengono comunque che questo omicidio possa aprire scenari importanti per leggere i nuovi assetti del mandamento mafioso di Porta Nuova. Restano gravi le condizioni di Giuseppina Pappalardo, 52enne, rimasta ferita due sere fa nell'agguato di Mister Bianco in cui è stato ucciso il marito Giuseppe Consoli. Ieri il fratello della vittima, Luigi Consoli, si è consegnato ai carabinieri, sarebbe stato lui a sparare i cinque colpi di pistola che hanno ucciso il fratello. Tutti e due erano venditori ambulanti di gelati e granite, molto noti nella zona proprio per questa loro attività, e su questa attività erano sorte in passato delle controversie tra i due fratelli. Secondo gli investigatori, dietro questo omicidio ci sarebbe infatti uno sconfinamento di territorio non gradito ad uno dei due. E veniamo alla politica regionale. La giunta Crocetta ha approvato nella tarda serata di ieri la manovra bis da circa 300 milioni di euro che dovrebbe andare a pagare gli stipendi di forestali e personale di enti pubblici. Si parla di tagli in bilancio per il 20%, sono stati ridotti i fondi ad enti e consorzi, altre voci di spesa sono state azzerate rispetto a quanto previsto nella legge di stabilità, in buona parte impugnata dal commissario dello Stato, un provvedimento che, lo ricordiamo, portò al blocco di 570 milioni di euro. La manovra adesso sarà trasmessa all'ARS per l'esame in commissione bilancio. Il testo dovrebbe essere approvato entro il mese dall'Assemblea. La giunta si è riunita ieri a tarda sera dopo che Crocetta, insieme all'assessore all'economia Bianchi, ha illustrato i tagli ai sindacati. E della difficile situazione siciliana ha parlato ieri anche il leader nazionale della CGIL, Susanna Camusso, intervenuta al congresso del sindacato a Palermo. La Camusso ha ribadito le due priorità anche per la Sicilia: lavoro e redditi, apprezzamento nei confronti del governo Crocetta sul fronte delle misure per la legalità, ma una stoccata è arrivata sul fronte proprio delle azioni per il lavoro e lo sviluppo. Finora, ha detto la Camusso, il governo Crocetta ha lanciato diversi proclami, ma sono poche le azioni concrete alle quali abbiamo assistito. È attesa per oggi la sentenza che vede sul banco degli imputati presunti estortori del noto chef palermitano Natale Giunta. Il PM Caterina Malagoli ieri ha chiesto condanne per complessivi 19 anni di carcere, 7 anni di carcere per Antonino Ciresi, accusato di essere stato l'esattore materiale del pizzo, 6 anni per Alfredo Perricone e Giuseppe Battaglia. Richieste identiche a quelle formulate a dicembre, quando la sentenza era slittata a causa di un'ordinanza del GUP per ulteriori accertamenti su una conversazione telefonica tra lo chef e due degli imputati. Le accuse sono tentativo di estorsione, minacce e danneggiamenti.
Un incendio è divampato stamani a Palermo in un appartamento di via Bontà nel quartiere di Borgovecchio. Sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia che hanno messo in salvo una famiglia rimasta bloccata all'interno dell'appartamento. L'incendio che ha danneggiato l'abitazione e anche una mansarda sarebbe stato innescato da un cortocircuito. In via Bontà sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel per verificare le condizioni dell'impianto. Per il momento è tutto, l'informazione torna però più tardi. Grazie a voi per l'ascolto, una buona giornata.